Forno Canavese, l'inaugurazione del Mulino Val, un mulino costruito nel lontano 1969 per volontà di Filippo Val in onore del figlio scomparso che aveva un'adorazione per questo posto, recentemente acquistato dal comune di Forno. Oggi una giornata ideale per l'inaugurazione ufficiale. Sì, finalmente siamo riusciti a fare questa inaugurazione, abbiamo dovuto rinviarla due o tre volte per motivi tecnici. Comunque oggi siamo qua e siamo contenti di tutta la partecipazione che c'è stata e speriamo che vada come nelle nostre migliori intenzioni. Comunque adesso inizieremo già al 23 luglio con il primo matrimonio e dopodiché noi vorremmo, cioè, se c'è qualcuno che ha bisogno di fare qualche, non so, location per mostre o cerimonie o qualcosa, noi siamo molto disponibili a venirvi incontro. Vice Sindaco Vincenzo Armenio, un progetto, quello del Mulino Val, che si estende sia ai vari chilometri di sentiero che da questo punto proprio partono in direzione delle varie di Rocca, di Levone e del tutto il comprensorio del Monte Soglio. Qual è l'obiettivo che il Comune per il territorio appunto vuole riuscire ad ottenere? Abbiamo no limits, nessun limite veramente, perché abbiamo 150 chilometri di territorio quasi vergini da scoprire, tantissimi di questi chilometri sono sentieri fatti dagli amici, dai nostri volontari, 150 chilometri che partono dal Pette e arrivano a Corio, ma il nostro obiettivo naturalmente no limits è proprio il fatto che da Venaria, da Torino, venite a visitare i nostri luoghi. Forno Canavese è aperto a tutti, il motivo per cui è stato costruito questo mulino è anche questo, ricordare Forno, i fornesi e il piccolo Val per sempre, e così è stato il nostro gesto, un gesto che sicuramente va al di là della nostra amministrazione e dei nostri tempi, perché è un edificio che vogliamo che resti davvero per sempre ai cittadini. Una parola su appunto quanti dicono che ormai esiste solo più il mulino, la vogliamo fare? Certo, esiste anche il Mulino Val, insieme al resto del territorio, insieme al nostro comune, insieme al nostro santuario dei Milani. I nostri progetti erano, dopo tanti anni, iniziare anche a guardare verso il turismo. Così abbiamo fatto. Quale posto e momento migliore se non quello del Mulino a Vento Val? Ricordiamo che la nostra precedente proprietaria, la signora Maria, che noi ringraziamo tantissimo per averci ceduto questo mulino, ceduto naturalmente l'abbiamo acquistato, per carità, però la signora Maria è stata generosa perché comunque ha venduto questo mulino a quanto l'aveva pagato lei, quindi voglio dire, noi siamo orgogliosi del suo gesto, perché anche questo è fare squadra, anche questo è fare territorio. L'abbiamo acquistato proprio per iniziare un percorso diverso. È stato detto prima, lo continuiamo a dire, le fabbriche a Forno sono la vita, quello che ci sostengono e ci mantengono, perché grazie a quello noi lavoriamo e mangiamo, ma abbiamo anche diritto, ed è giusto che sia così, abbiamo bisogno anche di svagarsi. Ecco, questo è il primo punto, e per questo insieme al resto c'è anche il Mulino Val d'ora in avanti. Ma non nascondo che se va come pensiamo ci sarà anche altro a breve. È stato anche qui recentemente il governatore della regione Piemonte Alberto Cirio con una promessa
di un impegno da parte della Regione Piemonte per quanto riguarda i fondi necessari per l'asfaltatura della strada che da Frazione Comba porta a, appunto, al Mulino Val. Quali sono, secondo voi, le prospettive di un reale e proficuo interessamento da parte della Regione? Ma come avete sentito quel giorno, Ciro davanti a tutti ha promesso che entro fine anno cercava di darsi il contributo per sistemare la strada. Noi abbiamo quasi ultimato il progetto e appena sarà finito andremo in Regione e dirò: qua c'è il progetto, se c'è qualche disponibilità noi siamo ben favorevoli ad accogliere anche subito. Chiaramente il fatto di asfaltarla da una parte sarà un po' controproducente al territorio, però non si può fare diversamente perché con la pendenza, con l'acqua che c'è in questa strada, se non è asfaltata non c'è possibilità di tenerla. E nel caso la Regione Piemonte non riuscisse a contribuire? In qualche maniera vediamo, magari con fondi comunali, ma noi siamo fiduciosi che la Regione ci darà un contributo, perché se no si mangia la parola davanti a tutti, andiamo da Cirio. Come ha detto il nostro sindaco, noi siamo convinti che il nostro presidente è un uomo tutto d'un pezzo. Ci ha detto che ci dà una mano e noi siamo fortemente convinti che lui lo farà. Oggi Forno Canavese in questa splendida cornice del Mulino Val con la Proloco di Forno in occasione dell'inaugurazione ufficiale del Mulino Val recentemente acquistato dal Comune, il secondo evento nel giro di una settimana. Sì, buongiorno a tutti, ormai mi conoscete, mi avete già visto nell'altra festa, a solo una settimana abbiamo dovuto anche con piacere organizzare un altro evento qui al Mulino Val. Tutto più complicato, ma comunque fattibile. Abbiamo raggiunto di nuovo 200 prenotati, quindi è la soglia che volevamo raggiungere. E oggi qui diamo solo un antipasto, una grigliata, un contorno e un dolce, senza fare un menù tanto, diciamo, tanto difficile, particolare da preparare. È un evento in mezzo, se vuoi riprendere un po', in mezzo alle piante, in mezzo ai tavoli, diciamo, quindi tutti all'ombra, bene o male. Oggi il Comune farà l'inaugurazione dell'ultimo acquisto che hanno fatto del Mulino Val e quindi noi ci siamo impegnati insieme a loro per rendere il tutto più bello e avere più gente qui al Mulino. Un'organizzazione che è stata difficile in quanto la strada non è così facilmente percorribile. Quanto ci avete messo a portare su tutto l'occorrente? Diciamo che visto che siamo tutti giovani, tutti lavoriamo, ci siamo dovuti impegnare da ieri mattina alle 7 fino a ieri sera a mezzanotte, eravamo ancora qui. E con trattori, camioncini, un po' 4x4, portare su tutto l'occorrente qui, sempre in forma ridotta perché montare dei capannoni qui era davvero impossibile. La fortuna è che è anche una bellissima giornata di sole e quindi le persone hanno aderito con piacere, passeranno una giornata diversa dal solito. Sì, il sole ci ha aiutato, come lo scorso weekend, per fortuna i temporali sono stati lontani da Forno e quindi sì, anche oggi c'è già tantissima gente e speriamo che vada tutto bene.